Amiche e amici di Rossini TV, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Master Fish. Roberta, ti rendi conto come passa veloce il tempo? Sembra ieri che te non ti conoscevo neanche, facevamo la prima puntata così e oggi già siamo qua alla quarta e sei entrata prepotentemente nella mia vita, ma insomma... Paolo, siamo alla quarta puntata, come faccio? Siamo già a metà dell'opera e devo dire che mi mancherai un casino, come facciamo? Dobbiamo organizzarci subito per una nuova edizione, appena possibile una nuova edizione, ma intanto concentriamoci su questa. Siamo alla quarta puntata di Master Fish, oggi siamo alla Canonica, a Castel di Mezzo, un posto veramente magico. Lo dico sempre, forse è vero, abuso di questo magico, ma questa volta più magico di così non si può. Avete visto le immagini, avete visto il caminetto, vedrete Otello che esce addirittura dalla grotta per dove è andato a far scorta di vini. Insomma, qui succede veramente di tutto questa sera per questa quarta puntata, che è una assoluta magia, insomma, qui succederanno cose incredibili. Sì, quarta puntata, ragazzi, scoppiettante, noi siamo carichi energici questa sera, pronti? C'hai una luce negli occhi che mi convince, c'hai una luce negli occhi che mi convince. Bene, allora andiamo a conoscere lo chef, anzi, il cuoco. Andiamo a conoscere il cuoco, l'oste, andiamo a conoscere i concorrenti, andiamo a conoscere poi anche il pubblico e andiamo a scoprire chi passerà il turno in questa quarta puntata di Master Fish. Il pesce va in onda. Con Andrea nella doppia veste di cuoco ma anche di titolare, in questo caso come titolare vogliamo sentire qualcosa di più sul locale. Sì, la Canonica è prettamente una trattoria, anche se chiamata ristorante. Mi piace questo ritorno un pochino alle origini, un po' alla tradizione italiana. Quindi lavorare sul pescato fresco, sulle prerogative adriatiche, accompagnate dai prodotti di stagione. Pochi piatti, 9, 10, 11, massimo 12 piatti più i dolci e poche cose fresche e quotidiane. Un successo comunque che riesce anche durante l'inverno a superare la distanza. D'estate, vabbè, il posto è magico, per cui il problema della distanza d'estate non si sente, ma l'inverno potrebbe essere un ostacolo, invece viene superato. Insomma, dipende, perché l'inverno è durissimo, nel senso che adesso stiamo aperti dal mercoledì alla domenica, a volte dal giovedì alla domenica. E certamente la dimensione invernale, il camino, la struttura della Canonica è più invernale che estiva, quindi a me piace molto l'inverno, mi piace molto, proprio non potrei mai chiudere d'inverno, anche se a volte varrebbe la pena fare solamente sabato e la domenica, ma non fa parte del mio modo di pensare. Roberto, ormai hai capito, c'è il rito, ormai quello che facciamo, Master Fish, è una trasmissione basata su una serie di riti, non è che c'è tanto da inventare, il rito di questo momento è quello molto cruciale, no? Qual è? La consegna dei grembiuli, quindi è arrivato il momento cruciale, come dici tu Paolo, andiamo a consegnare tutto il kit, i grembiuli, ai due chef in gara,
Carlo e Sofia. Va. Esatto, aspetta, perché allora chiariamo bene che fino a questo momento loro non sono niente. Dal momento che tu consegni questo, diventano magicamente i concorrenti di Masterfish edizione 2021. Per cui il momento non è da prendere sotto gamba, gli diamo. Ecco, per cui attenzione, rullo di tamburi se ci fosse, lo ascolteremo e andiamo alla consegna, alla vestizione. Allora, con Andrea, titolare e cuoco della Canonica, noi siamo qua, come sempre, come uno dei tanti riti di Masterfish, per la descrizione dei piatti che sono stati scelti e che poi verranno dopo assegnati ai concorrenti, e scopriremo poi dopo anche se loro sono contenti di questa assegnazione. Però intanto descriviamo in dettaglio i due piatti. Molto bene, due piatti prettamente adriatici. E vongole, i nostri lupini con i ceci di San Sisto, e poi passatelli in brodo di paganelli. Allora ricordiamo però che nel menù, oltre ai piatti in gara, c'è anche qualcos'altro, perché naturalmente ricordiamo sempre che la formula di Masterfish prevede che una parte della giuria sia costituita dal pubblico che viene qua, paga e mangia e decide. Di conseguenza il ristorante di solito propone anche un'entrata, un dessert. Allora descriviamo anche questi ai nostri telespettatori, facciamo venire l'acquolina in bocca ai nostri telespettatori. Abbiamo fatto un carpaccino di cefalo con agrumi, olio novello e timo prima delle vongole, poi passatelli, e per chiudere un umido, uno stufato di chili di seppia, quindi leggermente piccante, con patate e carote. Finiamo col dolce, che è un ciambellone, cardamomo, arancio e mandarino. Dei vini avete già sentito parlare da Otello e sentiremo ancora parlare da Otello Renzi, per cui tutto questo si sposerà magnificamente, tutto questo sarà il cuore della nostra serata, per scoprire poi chi sarà che passerà il turno e chi sarà invece che diventerà forse un aiuto alla finale. Allora chef, siamo pronti per fare l'assegna... Faccia così, oste. Io ormai sono chef, abituato così, sono abituato, mannaggia. Non se ne può più. Allora, oste. Osteria, allora. Allora, esatto. Allora, Andrea, facciamo prima. Allora, Andrea, è il momento dell'assegnazione. A questo punto, con i due concorrenti trepidanti, ci devi dire a noi e devi dire ai telespettatori e soprattutto ai concorrenti chi farà cosa. Bene, Carlo lavorerà sulle vongole e i ceci. Sofia, passatelli e brodo di paganelli. Eccomi allora con i due simpaticissimi chef in gara di questa sera per la quarta puntata di Masterfish, Sofia e Carlo. Io vado a chiedere a Sofia e Carlo se sono contenti dei piatti assegnati dal cuoco, dall'oste. Sofia, sei contenta del piatto? Felicissima. Il passatello è uno dei piatti più buoni che mangio, sempre. Dai, allora sei tranquilla? Sì, tranquillissima. Posso solo che vincere, sono sicurissima. Wow, mi piace. Carlo, tu invece? Mi auguro rimanga una mezza scodella di vongole, perché sono ghiotto, specialmente di quelle locali, quindi queste sono locali. È una bella concorrente qui, tranquilla, sicura. Tu come ti senti? Normale, sereno, tranquilli, dai. Bene, ragazzi, allora in bocca al lupo. Masterfish è un contest, una gara, ma in realtà è molto di più, perché quando abbiamo ideato questo format, Otello si è proposto di fare qualcosa di più importante, di creare un collegamento tra la costa e l'entroterra. Spieghiamo meglio quest'idea.
Beh, l'interazione con l'entroterra è fantastico, perché comunque ce lo spiegano i pescatori che avevano dietro la loro casetta l'orto, e quindi con il pescato che era meno pregiato, che poi mangiavano in famiglia, lo integravano proprio con dei legumi, con delle erbe. Quindi pensiamo alle seppie coi piselli o alle vongole e ceci. Ecco, stasera qui alla Canonica c'è vongole con i ceci, un piatto tipicamente pesarese, e i ceci sono di San Sisto, sono ceci biologici, sono ceci naturali, piccolissimi, hanno bisogno di una lunga cottura e una lunga bagna di acqua, ma quando li sentite avete veramente una grande sapidità e sono dolcissimi. Altra cosa importante questa sera, che sentiremo un po' su tutte le preparazioni della Canonica, è l'olio extravergine d'oliva, e qui questa sera c'è il conventino di Monteciccardo. Pensate che nelle Marche ci sono circa 30 cultivar e molte vengono proprio dal conventino, perché veramente le 4-5 cultivar che fanno parte di questo areale, e qui nel conventino c'è veramente un'espressione molto importante. Guardate che l'olio non è un condimento, è un componente del piatto. Non deve mai mancare se volete far salire acidità, ma soprattutto freschezza e grande profumo dell'olio fresco nuovo che è uscito in questo momento adesso. Bellissimo questo primo piatto in gara di Carlo. Come va, Carlo? Non male, dai, anche divertente. Cioè, sono situazioni nuove. Ci racconti un attimo di nuovo il tuo primo piatto in gara? Sì, questo in buona sostanza è praticamente vongole e ceci. Le vongole sono locali, sono qui di Cattolica, quindi anche più sapide rispetto alle cosiddette comuni veraci, accompagnato appunto da una pelutata di ceci, questo è. Perfetto, e per l'impiattamento ho visto che hai scelto anche dei fiori. Ebbene sì, c'era l'opportunità, c'erano, perché no? Cioè, quindi siamo andati anche qui fiori. Il vino in abbinamento è il verdicchio dei Castelli di Iesi DOC Classico Superiore, il Coroncino, dell'azienda Il Coroncino. Beh, qui una nota triste: Lucio Canestrari ci ha lasciato quest'anno, è stato un poeta del vino, è stato quello che ha valorizzato sicuramente il vino e soprattutto il verdicchio. Ci ha creduto fin dall'inizio, ha fatto del verdicchio una espressione, e oggi direi che se il verdicchio ha questo successo, molto del lavoro è stato fatto da lui. Andiamo avanti. Questo è un vino bio, un vino biodinamico assolutamente, da sempre, perché lui era così. E se lo guardiamo ha un colore giallo pastello molto interessante. È un vino che ha dei profumi di agrumi, di cedro, di bergamotto, di tiglio, quindi di fiori, ma anche di ribes bianco, e poi una nota di pesca,
E poi ci sono delle erbe aromatiche, c'è rosmarino, c'è poi mandorla che è caratteristica del verdicchio e poi c'è la centinella che è una erba che pianta fresca, verde, è una, ed è, ha un profumo cedrino. Tutto questo si ritrova in questo calice pieno poi di mineralità. Mineralità, io molto spesso uso questo termine di pietra lavica o pietra liquida. Mi piace molto, è l'immagine proprio del minerale. È un minerale marino, ma alla fine ci ritrova la mandorla, ma è una mandorla fresca. E ha un sapore, direi, esplosivo in bocca, un sapore orizzontale che prende tutto il cavo orale e alla fine avete una persistenza aromatica infinita. Un grande vino. Il super tavolo, quello della giuria, vado a chiedere come ha trovato il primo piatto in gara. Allora, non l'ho capito bene, quindi ne richiederei un altro piatto. No, devo dire buonissimo. Qui i livelli sono davvero molto alti, quindi aveva un ottimo equilibrio di sapori, come ha sottolineato anche il sommelier Otello Lorenzi. L'erba aromatica ha fatto la differenza perché ha esaltato tutti quelli che erano le componenti del piatto, quindi molto buono. Io nel frattempo chiedo a questa bellissima ragazza come ha trovato il primo piatto in gara, che ricordo, ceci con vongole. Molto molto buono, mi ha colpito perché è molto equilibrato, poi ci hanno spiegato che non c'era aggiunta di sale per cui il sapore della vongola è stato sufficiente, diciamo, per dare sapore al piatto, e davvero buono, delicato, ma si sentiva bene il sapore della vongola, mi è piaciuto molto. Dato che sei così esperta, ti chiedo anche come hai trovato l'abbinamento con il vino. Particolare, non sono esperta di vini, per cui non voglio dare un giudizio troppo particolare, però sì, l'ho trovato adatto, diciamo. Sempre per il primo piatto in gara, è stato di suo gradimento? È stato strepitoso, la finità di come la salsina con il cecino e le vongole era qualcosa di impressionante. Il vino non puoi dire nulla, perché bere un metodo classico di 48 mesi del 2015 o ti fa star male o ti porta in paradiso, eravamo tutti in paradiso, quindi non c'è nulla da aggiungere, cena strepitosa. Secondo giro, seconda corsa, ovviamente secondo piatto in gara della simpaticissima Sofia. Ciao Sofia, come va? Ciao, benissimo. Stiamo facendo passatelle in brodo di Paganello. Ecco, appunto, ti volevo appena chiedere di ricordarci questo secondo piatto in gara. Poi tu però dietro le quinte, prima mi hai detto che sei molto affezionata a questo piatto perché è il primo che hai mangiato quando sei arrivata qui.
Certo, sono venuta qui da Milano e è stato il primo piatto che ho sentito, ovviamente con un brodo di carne. Invece oggi lo presentiamo con un brodo di pesce di Paganello. Un pesce povero, però che con il brodo è proprio il suo, direi. E niente, il brodo è stato fatto con carota, sedano e pomodoro, con acqua fredda, partiamo con l'acqua fredda e il pesce. Dopodiché una manciata di paganelli vengono fatti saltare a parte con olio e rosmarino e poi vengono aggiunti al brodo. Mentre invece per l'impasto del passatello, un chilo di parmigiano, un chilo di pane, 20 uova e 4 limoni grattugiati, sale quanto basta, pepe nero e noce moscata. Io abuso un po' della noce moscata, a me piace tantissimo, è così. Allora, io ti devo dire che però l'altro chef, l'altro concorrente, ha impiattato benissimo il piatto. Tu come pensi di poterlo impiattare? Naturale, così come viene, col brodo, così. Puntiamo sulla semplicità, allora. Sulla semplicità, sì, questo è un piatto che nasce povero. Io mi sono presa un angolino della cucina, vado a assaggiare il secondo piatto in gara, eh. Ormai è una cosa che faccio sempre, quindi la dovevo fare anche oggi. Gustosissimo. Questa sera davvero una bella sfida. Siamo alla Canonica, Castel di Mezzo. Beh, siamo in un locale direi quasi ancestrale, dei piatti della tradizione, ma dei vini con una ricerca che fa Andrea veramente di vini biologici, biodinamici. E questa sera abbiamo uno spumante di Verdicchio e Chardonnay. È uno spumante metodo classico, è un 48 mesi. Quindi è un invecchiamento, un affinamento in bottiglia lungo, lunghissimo, e l'azienda è Podere Mattioli, siamo a Serra dei Conti. Qui abbiamo uno spumante che ha delle bollicine meravigliose, piccolissime, e delle fontanelle che salgono, ma se lo mettiamo al naso, alle narici, c'è subito questo profumo di mandorla tostata, questo tostato di nocciola, di cioccolato bianco direi, ma ancora sono profumi che richiamano il tarassaco, la caccia, il fiore da caccia e un po' di pistacchio. Mi piace molto questo profumo che sa un po' di esotico e di orientale. Finisco con un profumo di cera d'api e di assenzio, meraviglioso. Lo si mette in bocca, lo si mastica il vino e allora ci racconta tutto quello che ho detto al profumo, cioè sapidità, armonia e questa lunghezza. Questi 48 mesi hanno fatto sì che questo vino diventi persistente, a lungo, rimane in bocca. Ma alla fine, nonostante questo è un 2015, nonostante questo invecchiamento, ha freschezza, acidità. Io sto salivando, lo invito a fare anche voi. L'abbinamento con questa sera, che ci permette di sentire prima un antipasto di carpaccio di cefalo. Il cefalo si può considerare un pesce azzurro, ma è bianco, è tenero, è delicatissimo, però ha una grande sapidità ed è un po' grasso. Ecco, il grasso viene sicuramente pulito e in qualche modo asciugato da queste bollicine che di carbonica, dello spumante e anche dall'alcol. Dopo ci saranno una marinata di vongole sgusciate
e beh, il profumo di mare si abbina a questo spumante. Il piatto in gara in abbinamento a questo spumante sono i passatelli vivaddio in brodo di pesce. Sono in brodo di paganelli, come si faceva una volta, c'è un ritorno alla tradizione e questa è la vera tradizione pesarese, speriamo in un ottimo e credo fantastico abbinamento. Due giurati, due interviste, intervista doppia per il secondo piatto in gara. Come l'avete trovato? Oh beh, uno spettacolo. Pensando che è nato come piatto povero della nostra tradizione pesarese, è un sapore che era fantastico. Poi il paganello, il nostro enogastronomo ci insegna, in origine si chiamava così, il paganello ha dato un sapore strepitoso, proprio buonissimo, unito a un passatello fatto veramente bene, il piatto ne è risultato eccellente, una cosa spettacolare. Secondo piatto in gara. I piatti erano tutti e due favolosi, vedi, tutti e due favolosi, tutti e due con anche dei piatti con prodotti poveri, perché sia il passatello sia i ceci, tutti e due sono prodotti poveri, però come li ha cucinati Andrea, li ha fatto esaltare tutti e due. Io sono in difficoltà dove dare la preferenza, adesso devo meditare un pochino, però sono stati favolosi tutti e due, con le erbe aromatiche che sono stati integrati tutti e due, li hanno esaltati in un modo favoloso. Poi con questi vini, ormai che gira la testa, riusciamo anche a capire un po' più in difficoltà. E sempre per il secondo piatto andiamo a chiedere come l'ha trovato, se è stato di suo gradimento. Per me è stato molto gradito, perché non essendo di Pesaro, quindi per noi è una novità i passatelli, e ancora di più la novità perché questo brodo così, con questo pesce tra virgolette un po' povero, cioè come diceva Andrea, è invece eccezionale perché ha un sapore molto delicato, quindi eccellente come piatto. Benissimo, grazie, quindi un passatello che fa innamorare tutti, anche chi non lo conosce. Oggi una bellissima gara, due piatti d'eccellenza. Ricordo, secondo piatto in gara, passatelli. Io vado a chiedere come ha trovato i passatelli. I passatelli erano ottimi, buonissimo il brodo di pesce. Forse il passatello un po' più grosso era preferibile, però molto buono. Questa è la fase più difficile, dovete sapere, perché a questo punto, dopo aver mangiato e anche bevuto, noi dobbiamo spiegare una roba di regolamento. Fortunatamente è facile, è facilissima, perché se fosse appena appena un po' più complicata sicuramente non ci riusciremo, ma è talmente facile che anche in questa fase della serata si capisce subito come fare. Allora, qui abbiamo le due schede voto. Perché due? Perché una è la scheda della giuria tecnica, diciamo, e l'altra invece è la scheda della giuria del pubblico. Sono uguali però sostanzialmente, sono solo intestate diversamente, perché entrambe le giurie, sia quella tecnica che quella del pubblico, devono fare una cosa facilissima: devono mettere una crocetta o sul piatto numero 1 o sul piatto numero 2, a seconda che abbiano preferito l'uno o l'altro. Noi poi raccoglieremo le schede, faremo un calcolo combinato, perché naturalmente il peso della giuria tecnica si farà valere un po' di più rispetto al peso del pubblico, anche per una questione numerica, e poi daremo il
responso. Allora, Roby, sei pronta? Sì, vado a consegnare le schede. In bocca al lupo ai due chef. Davvero, questa sera è una bella gara, sarà dura. Hai capito tutto come gli devi spiegare alla gente? Sì. Nonostante mangiato e ben bevuto. Nonostante tutto, sono in grado di consegnare le schede. Bene, vado. Allora vai a consegna, vai a consegna, vai. Comincia a camminare, vai. Sofia ha fatto i passatelli col brodo, bravissima, e Carlo ovviamente ha fatto vongole e ceci di San Sisto. Bravo. Allora attenzione, perché io proclamo il piatto più votato. Vi dico, probabilmente lo dicono sempre, però vi dico già che c'è stata gara, perché comunque coi voti ci siamo divertiti, i conteggi, la giuria, una sorta di supervisione, comunque valutazione, insomma è stato un bel lavorio importante che ha dato il risultato che è, che passa il turno per questa edizione della, di MasterFish, quarta puntata, il piatto numero 1. Il piatto numero 1 è quello che ha fatto Carlo. E oltre alla conquista del titolo siamo anche al premio, quello concreto, il premio che offre Spazio Conad, è una confezione di prodotti natalizi e non, che adesso Roberta ci porta. Roby, portami il pacco del secondo classificato. Eccolo qua, questo è il pacco del secondo, e portami anche il pacco del primo classificato, che Roberta ci porta, che è uguale praticamente, sì è uguale, identico, però questo c'ha più il peso della vittoria, capito? Questo c'ha quel senso lì in più. Carlo, allora ce l'abbiamo fatta a conquistare il primo posto e passare in finale? Pare di sì, vedremo la prossima competizione cosa riserverà, ecco, né più né meno. Le tue vongole con i ceci hanno sbancato? No, beh, conosco anche i passatelli, normalmente sono molto buoni, quindi probabilmente quando hai detto c'è stata gara non era, come dire, un luogo comune, ma era un qualcosa di autentico, ecco, quindi onore a Sofia che comunque sia bravissima. Come abbiamo detto prima per la diretta live, bisogna che adesso ti metti giù subito a cominciare a sgusciare le vongole. Sì, me le porterò, chiederò al buon Rignoli di mandarmene a casa direttamente a Bologna un bel po', per cui inizio a lavorarle là e poi dopo arrivo qui con il ghiaccio e tutto. Buone mani, pazienza e via. Bene, ci vediamo alla finale allora. Volentieri, alla prossima, grazie a voi. Sofia, io che ho contato i voti posso dirti, non per consolarti, ma te la sei battuta fino all'ultimo, proprio fino all'ultimo voto. È stata una gara durissima, soprattutto per chi ha dovuto scegliere, e alla fine di poco, ma la vongola ha vinto sul passatello. Sì, questo sicuramente, anche perché è dovuto forse anche all'impiattamento. Il mio passatello è stato impiattato in maniera molto semplice rispetto al mio concorrente della marinara con le vongole, però il mio è stato proprio voluto, io volevo presentare il passatello classico che la domenica uno si mangia a casa, quindi senza zigoli, senza cose particolari.
Comunque io sono felice lo stesso, è stata una bellissima esperienza in un posto dove io molto spesso vengo a mangiare, quindi già amo questo posto e quindi sono felice così, grazie di questa opportunità, veramente. C'è stata una bella atmosfera e una bella partecipazione, il pubblico ha gradito, apprezzato e comunque come da tradizione ti sei già data disponibile per dare una mano a Carlo nella finale. Certo, sicuramente con tutte quelle vongole da sgusciare e poi perché Carlo è anche un amico di vecchia data e lo aiuteremo sicuramente alla grande. Ci vediamo alla finale allora. Certo, ci sarò, come no. Corisiero Severi da San Sisto, ormai un personaggio conosciutissimo dai telespettatori e dalle telespettatrici di Rossini TV, abbiamo parlato diverse volte, anche stasera è andata bene con i tuoi legumi? Sì, sì, è andata benissimo, siamo soddisfatti, volevo intanto ringraziare un po' tutti i promotori di questa bellissima iniziativa, dalla Confesercenti che è un po' la promotrice dei ricordi, dei sommelier, in particolare anche Andrea che ogni anno ci utilizza i nostri prodotti fra i suoi bellissimi piatti che stava realizzando. Raccontaci qualcosa di quello che succede dalle tue parti quando comincia la stagione un po' più difficile. Non è facile stare lì oppure si sta bene lo stesso? No, adesso si sta bene anche lo stesso, però d'estate è un pochino meglio. Adesso bisogna restare un pochino chiusi, il tempo, il freddo, così. Anche per l'alimentazione dobbiamo consumare quei prodotti che noi durante l'estate così mettiamo da parte. Con questi anche i legumi. Noi facciamo la polenta, un po' tutti questi piatti un po' tradizionali, così che nell'inverno magari vicino al focarello ci sta molto bene e che invitiamo a venirci a visitare e a trovare. Un quadro perfetto questo che ci ha offerto Ristiero Severi da San Sisto e andiamo a conoscere anche gli altri della giuria che questa sera si è espressa per decretare il vincitore di questa puntata di MasterFish. Siete stati bravissimi, però vorrei dire, oltre che controllare voi, questo rappresentante che ha venuto soprattutto a mangiare, a visitare un posto che è veramente uno spettacolo, è veramente bellissimo. Siete stati molto bravi, ma qui non è una novità, quindi siamo molto tranquilli da quel punto di vista. La serata è andata benissimo. Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente tutti i nostri sponsor che vediamo qui alle mie spalle, alle nostre spalle, Spazio Conad, Vesti il Lavoro, la Banca di Pesaro, la Camera di Commercio e la Banca di Pesaro abbiamo detto, e l'Istituto Santa Marta, ecco che non mi ricordavo. Serata favolosa, posto incantevole, il pasto era fantastico e i vini pure. Quindi meraviglioso. Continua la marcia trionfale in attesa della quinta puntata da cui uscirà poi il quinto finalista che si misurerà nella gran finale a 5 a Spazio Conad. Che sarà una... Visti i precedenti, adesso aspettiamo solo l'ultima serata, ma i piatti sono uno più buono dell'altro, bisogna dirlo, quindi anche le recensioni sono ottime, anche nelle serate in cui non ci sono stato. Sarà un seratone veramente, il Spazio Conad ci offre il suo spazio. Sarà una serata all'insegna del buon cibo, del buon vino e perché no anche dell'ottima compagnia. È già ora di iniziare a prenotarsi. Ma Paolo e la Roberta dove sono andati? Dove sono? Allora i rossi ci sono, lo spumantino l'ho preso, dai andiamo, andiamo. È finita la puntata. È finita la puntata, grazie a tutti per aver seguito fino a questo punto MasterFish, che la quarta puntata si conclude adesso e niente, l'appuntamento è per la prossima, per la quinta. Grazie, arrivederci, grazie. Facciamo che dobbiamo andare. Arrivederci. Però.